uno dei due ultimi arrivati, Bartolozzi, è tra gli 11, il secondo Benucci, parte invece dalla panchina. Mister Rigucci però non tradisce il proprio modulo e così, vista la partenza di Zar, c'è Obakent in attacco con Regolanti, mentre la mediana è confermata rispetto a Figline. Da parte opposta alla prima da allenatore c'è un ex come Jacobelli, che cambia comunque quattro pedine rispetto alla formazione sconfitta nell'ultimo turno dal Trestina, compreso il portiere con Baroni per Simoncini. Prima volta nella storia tra le due squadre, si rinnova la cronaca e cambia il risultato. Lancio in verticale di Sacchini per Regolanti, prima intenzione dal limite, Baroni in controtempo si arrende per il vantaggio del Marzocco. Insiste la Sangio con la galoppata sulla sinistra di Simonti fino all'uno contro uno sull'estremo ospite, stavolta lo specchio viene chiuso. Passo il quarto d'ora e si vede anche il Cenaia, da distanza siderale il tentativo del capitano Signorini, non preciso con Barberini che però controlla. Siamo subito da parte opposta ed è sfiorato il raddoppio al termine di una pregevole azione corale. Mette in mezzo Bakent, torre di Sacchini per la corrente Simonti che incorna al lato dei pali pisani. 30 minuti, punizione per Caciagli. La parabola è oltre la barriera ma sulla destra dello specchio azzurro. L'ultima nota della frazione al 40esimo con Simonini che di controbalzo impegna ancora il portiere locale, stavolta inquadrando lo specchio. La ripresa si apre con vibranti proteste del Cenaia a seguito dell'annullamento per fuorigioco del pareggio operato da Senyang. Resta il vantaggio minimo del Marzocco, poi macchia col mancino dal limite, calcia di potenza ma non controlla la traiettoria, la sfera è oltre la trasversale. Palla ferma minuto 25 per Sacchini con il destro, traversa scheggiata, Baroni è battuto, sfuma il raddoppio. Poco dopo Iaquinta ha un eccellente dribbling sul fondo e mette in mezzo, disegni non arriva al tapin e chiede vanamente un penalty. Ancora un'azione solitaria di Simonti, minuto 36, stavolta fino al fondo dell'area piccola. Ancora muro in corner ed è l'ultima azione da mostrare. Finisce San Giovannese 1, Cenaia 0.